Grazie per essere intervenuti. Io sono Baldo Giacomucci, presidente delle edizioni Tracce. In chiusura di questa bellissima mostra di Luigi Baldacci, presto avremo l'intervento di Licio Di Biase proprio sui Colli di Pescara. La mostra l'avete vista, è uno splendido attraversamento di diverse situazioni, diversi aspetti dei Colli di Pescara. Nel corso poi degli anni, sono periodi diversi, anche se la maggior parte mi sembra delle opere riguardi gli anni 70-80. 60. Da 60. Dal 60 fino agli anni 80. 62 fino ad oggi. Dal 62 fino ad oggi, quindi perfetto. Quindi ci sono aspetti, inediti, ci sono suggestioni, ci sono momenti anche di ricordo di un passato recente che pure a volte si fa dimenticare, non si sa bene perché. E l'artista lo conoscete, è un artista notevolissimo che dà mille suggestioni, mille sfumature. Io non sono un critico d'arte, quindi non mi permetto di entrare nel meccanismo, ma sicuramente le suggestioni, le emozioni e l'intensità dell'espressione, questa sì, la colgo come tutti, credo, e sicuramente è molto piacevole visitare una sua mostra. Le suggestioni che riguardano questo argomento del territorio, dei Colli di Pescara, vengono per l'appunto sviluppate ora da Licio Di Biase. Licio Di Biase, molti di voi lo conoscono bene, è uno scrittore, è un saggista, è probabilmente lo storico di Pescara più noto, perché è anche l'unico che abbia realizzato un completo saggio storico su tutta la storia di Pescara, dalle origini fino ad oggi. Tra l'altro un intellettuale, un uomo di cultura, tra l'altro prestato, diciamo così, alla politica, come si usa dire, e anche per questo ovviamente molti di voi lo conoscono, ma è sicuramente un fine saggista, un intellettuale molto lucido, molto attento alle problematiche del territorio, e questa suggestione delle immagini d'arte di Luigi Baldacci lui le affronterà dal suo particolare punto di vista. Io porto a voi tutti, diciamo, il saluto delle edizioni Tracce e vi ringrazio per l'attenzione. La parola è sempre. Bene, io ringrazio Baldo per aver accettato di partecipare a questa conclusione della mostra di Luigi Baldacci, una mostra dedicata ai Colli che abbiamo inaugurato venerdì dell'altra settimana e che devo dire ha avuto un grandissimo riscontro durante l'inaugurazione, che in questa settimana con visite da parte di molti abitanti dei Colli. E abbiamo voluto per la conclusione abbinare questa produzione artistica di Luigi Baldacci così ai miei racconti, soprattutto ai miei due romanzi scritti e dedicati ai Colli, Dietro la Chiesa e Il Processo a Carmela, Dietro la Chiesa che tra l'altro mercoledì prossimo alle ore 18 nella sala Figlie di Olio, sempre organizzata dalla edizione Tracce, perché sono libri pubblicati appunto da Tracce, mercoledì prossimo nella sala Figlie di Olio facciamo una rilettura dopo 10 anni di questo libro col professor Vito Moretti. Vito Moretti, che è molto affezionato soprattutto al libro Dietro la Chiesa, perché insomma lui dà una lettura particolare della struttura del libro, del romanzo storico, e quindi siete invitati mercoledì prossimo alle 18 nella sala Figlie di Olio della provincia di Pescara. E ecco, quindi questa sera adesso la riflessione qual è? Una breve riflessione che facciamo a conclusione di questa mostra. I dipinti di Luigi Baldacci, diciamo che sono dipinti, come diciamo, degli anni 60, gli anni 70, e vanno a rappresentare vari luoghi dei Colli, e soprattutto sono come delle fotografie che rappresentano i momenti dei Colli. Come pensate che verso la fine degli anni 50 praticamente questa zona era una zona senza abitazione, una zona
priva di abitazioni, poi negli anni 60-70 c'era una grande fornace, la fornace di Cetrullo, che era proprio qui dove ci troviamo adesso noi, qui c'era la cava. Ecco, tutte le suggestioni, come diceva prima Ubaldo, che vengono tirate fuori da questi disegni, da questi dipinti, da queste opere. E è chiaro, sono opere che quindi vanno a risollecitare un'attenzione, una rilettura, no, del passato dei Colli. Così come questi due romanzi storici, però sono romanzi storici, però sono reali, cioè nel senso che Dietro la Chiesa e Il processo a Carmela parlano di situazioni vissute realmente in questa zona. Dietro la Chiesa è del 1800, diciamo, sono racconti di avvenimenti realmente accaduti, diciamo, a Castellammare, quindi nella zona collinare, perché la zona pianeggiata non c'era ancora, tra il 1837 e il 1839. E sono momenti che vanno così a far rivivere il contesto di una zona, quella dei Colli, che era rurale, che era fuori da ogni contatto, perché noi sappiamo benissimo che la zona pianeggiante a quel tempo era totalmente priva di abitazioni, era una zona, un'area, come dire, acquitrinosa, con un'immensa pineta, poi si è sviluppata soprattutto con l'arrivo della ferrovia, la realizzazione della stazione dopo l'Unità d'Italia, 1863, dopo 2 anni l'Unità d'Italia. Quindi questa era una zona agricola, rurale, dove c'erano però delle famiglie importanti, c'era la famiglia Mezzopreti, De Jacobis, De Fusili, famiglie che avevano grandi proprietà, erano grandi proprietari terrieri, oppure nobili, appunto, come i Mezzopreti, Filippone Gomez. E in questi libri compaiono questi personaggi, queste famiglie. E poi nel tempo sono arrivate anche altre famiglie che hanno arricchito la presenza di famiglie importanti nella zona, Basile, Malagrida, eccetera. Quindi diciamo tutte famiglie che avevano grandi proprietà, erano grandi proprietà di terrieri, erano latifondisti, nobili, e poi dall'altra parte però c'era tutta la povera gente, c'era tutto il mondo rurale. Ecco, e in questo contrasto di situazioni emerge a un certo punto con grande importanza, grande funzione la chiesa della Madonna dei Sette Dolori, la parrocchia della Madonna dei Sette Dolori, parrocchia che viene istituita nel 1665, la chiesa nel 1757, però ecco, diciamo che diventa forte questa chiesa proprio nel corso del 1700, diventa l'elemento, come dire, che dà riconoscibilità e identità a tutta la zona collinare, a Castellammare, intorno alla chiesa della Madonna dei Sette Dolori si articola questo borgo che quindi è un borgo del Settecento e che noi come amministrazione comunale siamo riusciti a tutelare, se non altro, nel paesaggio urbano, cioè nel senso che questo borgo ha una sua un particolare disegno, no? Cioè una sua, non solo palazzone, ecco, siamo riusciti a mettere sotto tutela questa zona e come dire, a fare in modo che non ci siano interventi pesanti nel futuro che vanno a disperdere l'elemento identitario di questa realtà. E quindi 1837-1839, 2 anni riportati in questo libro Dietro la Chiesa, in cui racconto di tante vicende che accadevano, i contrasti tra i parroci e i cittadini per via delle decime e della congrua, il sindaco che cercava di risolvere i tanti problemi. Poi pensate che dalla zona collinare per andare verso Pescara c'era una strada che era una strada, come dire, percorribile solo con carrozze a piedi, e quando pioveva diventava impossibile arrivare a Pescara. Veramente la zona di, come ci chiamiamo, via di sotto, diventava un torrente, come accadeva fino a qualche tempo fa, tant'è che nel 1857, lo riporto sempre, anche se è posteriore rispetto all'articolazione di questo romanzo, si parla di innalzare il tratto finale via di sotto, che quando pioveva si allagava, cioè, quindi parliamo già di 150 anni fa, il problema era lo stesso perché c'era un fosso che come pioveva invadeva la strada. Qui però, ripeto, qui non c'erano abitazioni e
e questa era la strada però molto importante perché collegava, diciamo, Pescara qui alla Madonna dei Sette Dolori, da qui a Monte Silvano Colle, perché a quel tempo Monte Silvano Spiaggia non esisteva, anche lì era un'immensa pineta, perché tutte le zone pianeggianti della costa abruzzese si sono articolate dopo l'avvento della ferrovia, quindi dopo il 1863. Fino al 1863 le realtà stavano soltanto le colline, quindi Monte Silvano Colle, Silvia Alta, Castellammare. Pescara stava intorno al porto soltanto perché c'era stata la piazzaforte, quindi aveva avuto una dinamica diversa. Pineto, cioè Giuliano Alta, cioè quindi tutta la nostra costa, fino all'unità d'Italia, era semplicemente formata da tante realtà urbane, però collocate sulle colline. Poi, con l'avvento della ferrovia, abbiamo cominciato ad avere gli scalo, no? Che chiamiamo scalo, scalo perché è lo scalo della stazione, della ferrovia, quindi era la stazione, e intorno a queste stazioni si sono cominciati ad articolare i nuclei urbani, come è accaduto con Pescara, perché Pescara, per l'unità d'Italia, la zona pianeggiante era totalmente priva di abitazioni, e poi con l'avvento della ferrovia della stazione c'è stato lo sviluppo e l'articolazione in quella che poi sarebbe diventata il luogo più importante di Castellammare, perché per l'unità d'Italia la zona importante era Castellammare Collinare, tant'è che il comune stava dietro la chiesa, ed ecco perché il titolo del libro è Dietro la Chiesa, perché dietro la chiesa era il luogo più importante di Castellammare, era il luogo dove c'era il municipio, era il luogo dove c'era l'incontro tra i parroci, diciamo così, era la piazza, questo spiazzo che c'era dietro, c'erano dei locali, due taverne, quindi era il luogo dell'incontro dei castellammaresi nella prima metà del 1800. Invece il processo a Carmela è un romanzo di una vicenda realmente accaduta, ma accaduta nel 1892-93, quindi parliamo ormai già della fine dell'Ottocento, parliamo di una realtà urbana che ormai già si era articolata, come ho detto prima, in una zona pianeggiante che aveva avuto una grande espansione e che aveva ormai, diciamo, aveva visto modificare totalmente l'assetto di Castellammare, quindi la zona collinare dalla zona pianeggiante, zona collinare che a quel punto aveva perso la sua funzione di luogo centrale della cittadina, tant'è che proprio nel 1882 il municipio era stato spostato da qui dietro la chiesa a dove attualmente c'è il conservatorio, a dimostrazione che il luogo, diciamo che la zona centrale era diventata ormai la zona pianeggiante, perché, ripeto, dopo l'avvento della ferrovia c'era stata l'espansione, la crescita, le case importanti, le attività, no? Poi le attività intorno alla stazione, bar, ristoranti, alberghi, insomma, quindi la zona pianeggiante si era ormai, aveva avuto una grande espansione. Ecco, quindi questa era la situazione di fine Ottocento, diversa rispetto alla situazione del 1836. Quindi questi due libri, al di là delle vicende, no? Al di là dei racconti di cui parlo, ma ripeto, tutte cose realmente accadute, cioè qui io romanzo la verità, e quindi questo accade con dietro la chiesa e questo accade con il processo a Carmela, però in due momenti di Castellammare che, ripeto, sono totalmente diverse. La prima, dietro la chiesa, 1837-1839, parliamo solo della zona collinare. Quando c'è questa vicenda, il processo a Carmela, c'è stata l'espansione della zona pianeggiante. E il processo a Carmela, poi, insomma, al di là della vicenda in sé, una storia così realmente accaduta, tra l'altro. Io ho trovato questa, io ho reso conto del processo in un giornale, mi sono incuriosito, ho scavato, ho trovato diciamo tutte le notizie relative alla storia, che non sto a raccontare perché a noi non ci interessa questa sera la storia in sé, ma ci interessa capire la dinamica della cittadina che si modificava, quindi una cittadina che a fine Ottocento ormai aveva perso, qui aveva smarrito il ruolo centrale a vantaggio di zona pianeggiante che stava ormai crescendo e che si stava espandendo. Però la zona collinare fino all'inizio degli anni 60, e da questo possiamo vedere questi dipinti, queste opere di Luigi Baldacci, la zona collinare aveva mantenuto in sé la sua natura, diciamo così, di realtà rurale. Infatti noi vediamo, no, dai quadri di Luigi Baldacci, insomma, ripropongono le immagini degli anni 50 e 60, la zona collinare aveva ancora una sua
un suo fascino particolare di realtà urbana che riusciva a mantenere la sua, una sua fisionomia particolare. Ci sono degli angoli veramente eccezionali che insomma, oggi ci fanno invidia perché chiaramente non sono più così, perché poi negli anni 70 la zona collinare ha subito una grande urbanizzazione, quindi ha smarrito i tratti della sua identità, della sua natura come dire, rurale, la campagna, il verde, per forza di cose, perché era l'unica, l'unico spazio in cui era possibile, diciamo, un'espansione della città. E quindi c'è stata questa aggressione, per cui poi abbiamo visto la scomparsa della Fornace Gertrudo con la scuola media del Giglio, è stata da queste parti, abbiamo visto e quindi questi palazzoni, così come i Gesuiti, via Maestra Lavoro Italia, tutti quei palazzoni, così come poi, insomma, la zona alta di via Campo Felice, insomma, tutti interventi che hanno forte, per non parlare poi della zona prettamente collinare, dei laterali di via di sotto, che sono diventati luoghi veramente fortemente inaccessibili. Ecco, quindi attraverso questi quadri, attraverso questi miei libri, soprattutto questi due libri, possiamo ripercorrere la storia dei Colli, 200 anni di storia dei Colli, 1800, Castellammare che cambia, tra la, dietro la chiesa, tra metà del 1800, di San Carmela fino al 1800, e poi andiamo nel 1900 con i dipinti di Luigi Baldacci. Io mi fermo qui, vi ringrazio per la partecipazione, siamo ormai in un clima particolare, quindi diciamo che questo è l'ultimo forse incontro che facciamo di carattere prettamente culturale, perché ormai siamo nel pieno della campagna elettorale, quindi i prossimi incontri saranno di questa natura. Io vi ringrazio per la presenza e diciamo che chi vuole mercoledì facciamo l'incontro alla Sala Figlia di Olio su questo libro dietro la chiesa, e poi come avete visto abbiamo messo anche dei volantini, il 28 di aprile apriamo la campagna elettorale con questa mia candidatura alla regione, con la lista Regione Facile. Bene, io vi ringrazio per la presenza e vi invito, siccome c'è l'artista Luigi Baldacci, autore dei quadri, vi invito ad utilizzarlo per farvi accompagnare a visitare tutte le opere. Grazie. Grazie. Io ho già parlato con le opere.